got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to give in. You know, I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin. I would sacrifice anything come what might. Queste manifestazioni estemporanee sono le cose che mi affascinano di più, perché le grandi mostre si fanno facilmente, no? Vieni invitato di qua, vieni invitato dall'altra parte, vieni invitato alle gallerie, ed è usuale, consuetudine, mentre queste non si dimenticano. Perché? Perché sono fatte nuove, sono quelle cose che ti restano in testa. Io ho amato questo, no? Uniche. I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you, you're under my skin. L'idea è partita proprio dal fatto che mostre importanti ne hai fatte tantissime. Mi sembra che se ne siano in piedi oggi in Italia 8 contemporaneamente di personali. Però parlando con Gentile Dottor Vigo, perché non è mica, ma è stata un'attenzione che ovviamente poi, consultandosi con il consiglio direttivo, si è accettato un discorso un po' particolare, quello di poter presentare un catalogo, presentare uno spicchio di luce, perché la pittura dei Facicani è uno spicchio di luce, no? Una luce un po' particolare, una luce mediterranea. E mi fa piacere che per la prima volta nella storia una banca che scrive sul proprio logo, la banca che finanzia l'arte, e non è importante, per la banca è importante parlare di denaro, però è importante invece concedere uno spazio, in un momento, in un orario inusuale, mettere a disposizione con volontà e con piacere delle persone che non sono assolutamente obbligate a stare fuori dall'orario diplomatica. E ho visto addirittura alcuni collaboratori della banca venire proprio per vedere la mostra appositamente. Questo fa molto piacere, vuol dire che la banca finanzia l'arte nell'aspetto più, direi, più grande della parola, mette a disposizione la sua immagine, e non è poco. And I love you under my skin. Now you can dance every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Uno dei nostri slogan è la banca che finanzia l'arte, perché siamo propensi ad aiutare eventuali collezionisti o comunque amatori ad acquistare determinate opere di loro gradimento. Cos'altro dire di Cari Milo? Penso non sia il caso, perché non è questa l'occasione. Avete visto tutti i locali, spero che se non altro a livello locale vi siano piaciuti. Vi assicuro che il trattamento è migliore dei locali, per cui spero che i presenti poi vogliano essere annoverati fra i clienti di Cari Milo. Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance
Go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Volevo anche sottolineare come sia la linea che si è voluta dare la banca. È una banca attenta alla cultura, intesa in senso generico, in senso generale, quindi non solo di artisti ma di genere. La prova è, come diceva il dottor Vigo, dalle due mostre già da noi ospitate, ma la prova è anche dai poster pubblicitari che noi tendiamo a fare, che sono esposti, eccetera, alcuni, che traggono la loro ispirazione, i loro disegni dal British Museum, cioè ricavando dal British Museum, avendo ovviamente le relative autorizzazioni, tutti i vari disegni di cui uno, il prossimo, uscirà in occasione un po' prima del Natale, in occasione della nostra campagna pubblicitaria. E questo perché ci vogliamo caratterizzare come una banca attenta, come dicevo, alla cultura. Finalmente tutto si sta portando, gli artisti, specialmente Facicani, è stato uno dei promotori, tra gli autori, a portare la realtà. L'artista crea arte, però è un investimento e le banche ben lo sanno che l'arte è un investimento, perché non esiste una banca dove si parla di finanziare, dove si parla di risparmiare, di investire, che non abbia nel proprio cavò il vero investimento, quello che è l'arte, che dura nel tempo medio e lungo termine, mai breve, specialmente sul contemporaneo. Però nasce una realtà. Chi, cosa, come, quando certificherà un qualcosa domani? Un catalogo, quindi l'artista, un archivio tenuto dall'artista e un catalogo generale a garanzia sarà buono fra 10, fra 50, fra 100, fra 1000 anni. Ovviamente siamo dei banchieri, siamo o bancari, chiamateli come volete, ma comunque dobbiamo fare anche il nostro interesse, quindi se c'è qualcuno eccetera così, vogliamo finanziare l'arte non solo per favorirla, ma ovviamente c'è anche un tornaconto per la banca se la si finanzia. Vogliamo ovviamente anche appoggiare varie iniziative che possono essere, possono esserci proposte di vario tipo. Finanzieremo anche una iniziativa molto importante nel campo della medicina, quindi genericamente parlando. E quindi ecco, questa volevo dire che ci ha fatto piacere ospitarla, ma volevo anche sottolineare un po' la caratterizzazione che la banca si vuol dare, perché tutti si è convinti, non solo il presidente o l'amministratore delegato, ma l'intero consiglio di amministrazione condivide questa linea e questa impostazione che vogliamo darci. And gone away from Paris and Rome, but I wanna go home.